Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video su Strixana e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di Minecraft. Allora, vedete qui che ho un cucciolo di cavallo. Come ho fatto, vi direte voi? Ho letto su internet che per far accoppiare i cavalli servono le mele d'oro e le carote d'oro. Quindi io ne avevo tre di mele d'oro che ho trovato nella fortezza nelle fortezze del deserto. Gliele ho date ed ecco qui che abbiamo un cavallino bedrock. Quindi non c'è neanche più bisogno di andarlo a prendere l'altro cavallo. Anche perché non ho la sella, quindi non potrei andarlo a prendere comunque. Ok, in questo episodio io avevo intenzione di andare nel Nether a cercare i blades per farmi le blaze rod e iniziare a fabbricarmi gli ender eye per cercare il portale dell'end in questo mondo superficiale, nell'overworld. Quindi andiamo nel Nether. È sempre un'emozione per me andare nel Nether, perché io adoro andare nelle fortezze. Questo qua già sta qui. Bastardo, muori. Pensavo ci fossero già i pigmen che volessero uccidermi. Sicuramente quello lì è andato nel portale da solo, nell'overworld, e si è ritrovato qui dentro. Disperso, poverino. Ma vaffanculo. Ok, andiamo nella fortezza a cercare qualche blaze e spaccargli il culo, sperando che ci dia la blaze rod. Ne basterebbero tipo 3 o 4 di blaze rod, perché alla fine secondo me bastano per cercare un portale dell'end. Io spero davvero che sia vicino a casa, in modo da fare un tunnel, che da casa mia direttamente possa fare un tunnel per andarci al portale. Andrò a cercarla con il cavallo, ovviamente, con Spirit, che è quello più veloce. E noi siamo già arrivati nella fortezza. C'è qualche ospite indesiderato qui? No, nessun ospite indesiderato. Qui dietro non c'è niente. Così intanto la esploriamo pure sta fortezza. Bene, noi siamo proprio quindi nell'estremo di una fortezza, perché non c'è proprio niente. Intanto io scriverei che di qua si va a casa, dove sono le parentesi triangolari. Allora ci scriviamo: freccia, portale. Così torniamo qua e sappiamo che di là si torna a casa. Il ghast mi ha già visto. Se n'è andato? Bene. Qui devo tappare il buco però. Aspettate che mi prendo la terra del Nether. Non voglio avere lava in mezzo al percorso. Quindi chiudiamo qua. Tanto poi si sa che nel Nether la lava scorre in fretta, quindi è pericolosa. Abbiamo trovato un blaze e anche due scheletri. Mannaggia sti scheletri. Ma voi non potete stare nel mondo sopra e basta? Bastardi. Mi hanno quasi ucciso quel blaze, madonna. Aspettiamo di riprendere un po' di vita. Spegniamo sto fuoco, vedete? La lava è già andata via. Qua non c'è un gaz. C'è un wither. Ah, minchia. Allora di là non ci vado. Torniamo dal blaze e basta. Dove è andato il blaze? Lo spawn di blaze. Cazzo, questo lo devo tenere. Non morire. Minchia, che rischio. Girati. Oh, che culo. Che culo di merda. Cioè, se questo non è culo, io non so cosa può essere. Minchia. Mi sono preso una caga che voi non potete neanche capire. Arriva? Vieni qua. E dammi la blaze rod. L'ha data? No. Puttana merda, che culo che ho avuto. C'è anche il wither. Non so se sia una buona idea, eh. Faccio inseguire dal wither. Non morire. Non morire. Ti prego. Sto rischiando troppo, eh. Aspetta che vado un po' più in fondo. Ok, qua non mi prende più. Oh, c'è un wither. Oh, poverino, da qua non mi puoi prendere. Vedi di dropparmi una testa, dai. Almeno questa, per favore. Oh, me l'ha droppata. Pensavo fosse la testa, mi ha droppato del carbone. Certo che se ora fermo lo spawn. Dai, droppamela. Sti blaze non vogliono proprio dropparmela, eh. Una blaze rod. Ma da qua dove vado? Da qua si va avanti. Ah, lì sotto continuo, là c'è un blaze. Perfetto. Andiamo, ce ne va. Minchia, non mi hanno droppato proprio un cazzo. Riesco a fare un tunnel. Sta spaccando il piccone pure. C'è un altro piccone. Solo quello di diamante. Ah no, che cazzo dico, sono qui gli altri. Meno male. Devo prendermi l'abitudine di girare con il secchio d'acqua, soprattutto qui nel Nether. Qua non ci siamo ancora. Oh, puttana merda. Questo qua mi ha droppato sempre il carbone. Troppi blades.
Oh, mi ha dato la Blazerod. Finalmente. Wither. Wither, Wither, Wither. Il Wither alla fine è come l'Enderman. Basta che ci sia uno spazio di 3 e lui non ci passa più. Ma è una volta che mi droppi la testa. Lì c'è l'altro Wither. Vieni qua, mi devi seguire. Ok, mi ha inseguito. Proviamo a uccidere pure questo. Niente testa, come al solito. Forse dovrei usare una spada fortuna, boh. Sempre coi blades, madonna. Ce n'è 3, no no no. Troppi. Ah, ecco, c'è un altro blades. Bene. Non permetterti a spararmi, eh. Blades rot a me. Mi ha avvelenato, cosa mi ha fatto? Torniamo indietro, via 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 via. Ho rischiato un botto, raga. Ho fatto male, non... ah, eccolo il cartello, ok, meno male. Facciamo inseguire. Alla fine basta. Non è tanto difficile. Cioè è solo una maledizione. Non saprei proprio. Ti dimezza i cuori, boh. Niente testa del Wither come sempre. Dai, abbiamo preso 3 Blazerod. Ci van bene 3 Ender Pearl. Torniamo a casa, va. Questa esplorazione mi è piaciuta. Abbiamo trovato lo spawn dei Blades. Così in futuro possiamo farci la farm di Blazerod. Troppo bello, dai, torniamo a casa ora che sono super stracontento. Fabbrichiamoci 3 Ender Eye e andiamo alla ricerca del portale. C'è il Ghast in giro, non mi sparare, non mi vedere. Non mi sparare ora, non mi abbattere il ponte. Bravo Ghast. Non ho l'arco, quindi non mi provocare. Dai, ancora pochi metri e poi missione compiuta per ora. Torniamo a casa. Andiamo a casa. Sì, missione compiuta. Andiamo a farci subito gli Ender Eye. Boom, a casa. Mentre mangio. Sono proprio contento. Abbiamo ammazzato tipo 5 Wither, ma nessuno ci ha dato la testa. 6 polvere di Blades. Facciamo 3 Ender Eye. Io devo sbarazzarmi di un po' di roba. Cioè, io sti fiorellini adesso li pianto qua, che mi occupano solo spazio. Allora, noi le coordinate ce le abbiamo, quindi potrei anche solo prendere lui, saltare il cancello e andare alla ricerca del... di là. Questo non salta molto. Oh, ce l'abbiamo vicino, eh. Cambiato subito direzione, mi sa, eh. No, il cavallo non nuota. Che palle. Sei idiota. Vieni qua. Tu non devi scappare via. Vediamo se c'è un posto dove posso farti attraversare. Qua, dai, attraversa. Allora ci vai in acqua, strunz. Ok, facciamo il giro di qua. Visto che dobbiamo andare di qua. Che bello andare a cercare il portale, cazzo. Allora, sono nell'altra fortezza. Secondo me è lontano invece. Dai, attraversa. Ti spingo io, spirit. Bravo. Vabbè, nell'acqua ci riesci allora a camminare. Si è rotto. È un po' lontanuccio, eh. Vediamo se lo tiro qua. Mi sa che è proprio in mezzo al mare. Si è pure rotto l'altro occhio. Allora facciamo una bella cosa. Ti richiudo qua così non puoi scappare. Tanto tu più di 2 non li salti. Quindi a posto. Mi segno le coordinate del cavallo così non lo perdiamo. Allora abbiamo fatto il recinto. Lui da qua non scappa più. Ho pure segnato le coordinate. Quindi noi andiamo in mezzo al mare. Non so se c'ho del legno per fabbricarmi una barca, però se serve lo faccio. Scommetto che sarà un'isoletta di merda. Io scommetto che è quell'isola là. Ci sono alberi qua intorno. Una fortezza nel deserto. Manco a farlo apposta proprio. Ci abbiamo tutto il cibo che ci serve. Dai, penso che sopravviveremo a questa missione. Andiamo a vedere che troviamo. Mi esalto troppo io quando trovo una fortezza o un qualcosa del genere. Allora, vi ricordate, no? Nel centro c'è la trappola, quindi non dobbiamo cadere al centro. Qua va bene. Oh, un'armatura per cavallo di ferro. Questa sì che è resistente. Le ossa non me ne faccio di niente. Il ferro lo prendo, le string pure. Disinneschiamo la trappola perché non mi fido. Una mela incantata. Minchia, questa esplorazione è andata da Dio proprio. Minchia, minchia, minchia. Una sella pure. Thorns. Il libro incantato Thorns. E non so cosa sia. Tutto il resto non ce ne frega un cazzo. Beh, anche le TNT però. TNT ci interessano e come ci interessano. Lasciamo qui la carne marcia. È questo. Ok, adesso con la sabbia scaviamo la via d'uscita. Sono proprio contento, abbiamo trovato la mela di Notch. La mela incantata, che per fabbricarla ci vuole un fottio di tempo, ma proprio tanto. Vediamo dove sono adesso. Dov'era la mia spiaggia con la mia isola? Cazzo, sta venendo notte. Non esplodere, bravo.
Bene, siamo fregati. Il portale è in mezzo al mare. Davvero perfetto, direi. Io non so se quello è solo un albero o una costa. Minchia, devo trascorrere tutta la notte qui al buio con i mob, che già dopo quello che mi hanno fatto li odio a morte. Devo assolutamente fabbricarmi una barca. C'ho tante cosce di pollo, non posso morire così facilmente. Madonna, quanti mob. Lì c'è un albero, lì c'è un albero. Anche lì, più vicino è lì. Andiamo, andiamo. Non mi avrete mai, mob. A parte gli scheletri, non mi avrete proprio mai. Meno male che c'ho anche l'accetta. Speriamo che il cavallo stia bene. Dai, tutto sto legno basterà per la barca. Prendilo, prendilo tutto, prendilo tutto. Minchia, devo buttare la terra. Via, punto della verità. Ributtiamo l'occhio sperando che non si rompa proprio ora. Ok, noi dobbiamo andare in quella direzione. Non ti rompere. No. Vabbè, io basta che vado dritto per dritto di qua. Appena trovo un'isola provo a fermarmi a scavare sotto. Se ci va di culo lo troveremo. Se non ci va di culo torniamo indietro. Le coordinate del cavallo le abbiamo, la barca l'abbiamo. Quindi è a posto. Va, va, va sul mar, va, barchetta, va. Naviga, 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 naviga. Uno libera. No, questo è proprio un altro bioma, non è un'isola. Siamo fregati. Minchia, c'è anche un villaggio là. Porca troia, quando torna il giorno? Vabbè, io appena arrivo provo a scavare giù. Però sì, è un po' lontano per fare il collegamento dalla casa al portale. Sa che ci dobbiamo accontentare. Ma a me conviene passare tutta la notte qui o andare nel villaggio? Quasi quasi. Lascio la barca qui come punto di riferimento, perché è qui che dobbiamo scavare e vado nel villaggio. Sono in un bioma completamente sconosciuto a me. Ho un'ansia addosso che non potete capire. Certo che se avessi della lana, ma io ce l'ho la lana. No, 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 non posso dormire. Non posso dormire perché sennò poi mi crea... Ma quanto cazzo è grande sto villaggio? Madonna. Dicevo, non posso dormire perché sennò poi ci sono anche le biblioteche. Ciao Villico, come va? Frego un po' di librerie, ok? Lì c'è la casa del fabbro. Andiamo a vedere cosa c'è qui. Nella cesta del fabbro. Le solite mele, le solite cazzatine. Beh, cazzatine mica tanto. Abbiamo trovato un bel po' di roba. Obsidian. La prendo. Il pane anche. Le mele anche. Entro nell'altra casa. Via, via, fatemi passare. Che bello, passerò da clandestino nel villaggio locale. Quanto ci vuole per il giorno? Vabbè, io spengo la fotocamera e aspetto il giorno, perché di uscire con tutta sta roba qui, la mela incantata, il libro incantato, non ho proprio coraggio. Quindi spengo la fotocamera e la riaccendo quando è giorno. A dopo. Ragazzi, sta tornando il giorno. Qui si stanno tutti massacrando tra di loro, i mob, quindi da Dio. Adesso inizieranno anche a prendere fuoco. Io volevo ancora dare un'esplorazione però a sto villaggio, per vedere se in qualche casa ci trovo qualcosa di interessante. Comunque un villaggio tutto di acacia rossa è bellissimo, eh. Madonna. Altre librerie. Andiamo a prenderci altri libri. Quanto ci vuole che muore quello zombie? Sta urlando da troppo tempo. Mi sta stufando. Questo è il miglior villaggio che abbia mai trovato in tutta la mia vita, giuro. Per il resto non c'è più niente da nessuna parte. Qui c'è la solita torretta di vedetta, ma niente di speciale. Ok, torniamo a scavare sottoterra in quel punto lì e vediamo se sotto troviamo la tanto famigerata fortezza. Io spero proprio di trovarla, gente. La barca è qui. Io scaverei qui. Dai, oh, io spero di trovare qualcosa. Io sto scavando, gente, ma niente di niente. Devo andarmi a fabbricare altri occhi dell'Ender. E poi segniamo le coordinate di questo punto e ci torniamo. Quindi, coordinate alla mano, scriviamoci tutto. Ok, ci siamo segnati il punto preciso di questa costa. Torniamo in barca e torniamo indietro. Dritto per dritto di qua. Dovremmo arrivare nella costa del nostro cavallo. Certo che esplorare sta zona per cercare tipo meloni, angurie e tutti quei frutti che non abbiamo non sarebbe una cattiva idea, perché a noi mancano quelli, anche i cocoa beans, gli alberi di cacao. Cioè, ce n'è di roba da prendere. Cazzo, però abbiamo trovato un'altra fortezza nel deserto con la mela d'oro incantata, che precisamente non so a cosa serve, per cosa si può usare veramente, perché a mangiarla, boh. Cavallino, dove sei? Qua c'è morto uno zombie. Allora, la barca me la porto dietro. Oh, ma io ho un botto di fame, cazzo, me lo costo. Mancavano 6 cosce e mezza e non me ne ero accorto. Mangia, mangia. Ah, lì c'è la fortezza, ok. Quindi è di là dalla fortezza. Ok, questa è la direzione giusta. Oh, le coordinate sono fantastiche come senso
come orientamento. Vi consiglio di segnarvi sempre le coordinate di tutti i posti dove andate che trovate interessanti, perché poi a ritrovarvi proprio non ci si mette niente con le coordinate. Purtroppo quegli enderai mi hanno abbandonato troppo presto. Cazzo, un enderai è esploso dopo 3 tiri, anzi 2 mi sembra. Però siccome abbiamo già fatto un botto di strada, non sarà un problema con altri 3 enderai, perché basta che torniamo lì senza usare enderai e noi siamo a posto, cioè. Eccolo, l'abbiamo trovato, il nostro cavallino. Andiamo a mettere a posto tutte quelle cose che abbiamo preso. La mela incantata, cazzo. Come va, Furia? Spirit, tu sei Spirit, giusto? Mi sa che adesso torniamo a casa, per la tua felicità. Oh, ma io non so se sto cavallo si pianta nella sabbia o è scemo. Andiamo di qua, torniamo a casa, ti rimetto nel recinto, mettiamo tutto a posto. Non ti faccio andare in acqua visto che hai paura ai miei disarcioni. Ma cos'è, una piscina questa? Che bello. Ah, questo deve essere uno di quei villaggi. Quindi fra un po' dovrebbe vedersi casa mia. Lì c'è l'altro villaggio. Sì sì, siamo nella zona giusta. Che qua c'è il fiume. Salta, bravo Spirit. Andiamo, andiamo. Mi hai aspettato lì fedele nel recinto che ti ho fatto di terra. Ti sono mancato, vero? E che è qua tutti sti mob? Non mi prenderete mai col cavallo. Lava di merda. No, non devi cadere, cavallino. Ecco, l'abbiamo trovata, l'abbiamo trovata, siamo riusciti a tornare a casa. Ciao animali miei. Oh, saltalo. Oh, siamo tornati. Andiamo a dormire, va. Domani ci facciamo degli altri enderai e torniamo alla ricerca del portale. Che missione, oh, sta venendo troppo dura sta missione. Allora gente, siamo tornati sulla costa e sta già facendo notte ovviamente, ma guardate che cosa c'è qua. Purtroppo non la posso portare via con me, la pecora marrone c'è. Visto che sta facendo notte io tornerei di nuovo nel villaggio, perché appunto non ci vado in giro così. Corri che la zona... Un'altra pecora marrone! Ma perché ci sono le pecore marroni solo qui? Anch'io voglio le pecore marroni. Ok dai, mangio, aspetto che venga giorno e poi... Ma che cazzo è quel... Ma cos'è, l'armatura di ferro? Ma vaffanculo. No, quello zombie lo devo uccidere. Voglio troppo sapere che cazzo è sto zombie. Cos'è? Chain chestplate. Wow. Finalmente per una volta mi droppano qualcosa di interessante. Protection 2 and breaking 1. È più forte questa armatura di ferro, però questa c'ha i poteri. Tanta roba. Dai, aspettiamo che viene giorno e poi andiamo. Ok gente, qua sta tornando giorno. Andiamo fuori, sto zombie è ancora qui. Muori. Bravo Villico, mi stavi aiutando. Fammi uscire almeno. Ok, bravo. Qua ci sono gli alberi. Gli scheletri non prendono un fuoco. Scheletri del cazzo. Torniamo lì. Così io inizierei a buttare di nuovo il primo Ender Eye per vedere dov'è sto portale qua. Allora, la scorsa volta avevo provato a scavare qui dentro, mi sa. Sì, infatti. Visto che non ci serve più, che abbiamo gli Ender Eye, io qua tappo perché non voglio ricaderci. Tiriamolo e vediamo dove ci porta. Di là. E di qua. Allora, sentiamo di qua. Bam, facciamoci male anche tanto, no? Dai, 2 ne abbiamo. Speriamo che bastino. Certo che se il portale è qui, sarà una bella sfida doverci tornare tutte le volte che si vuole. Cioè, secondo me con un collegamento di portali, con il Nether e tutte ste cose, ce la si può fare. Però non so come fare proprio. Mi porto di nuovo in mezzo al mare. Non so dove sia andato. No, è qua sotto. È qua sotto perché non si è alzato da nessuna parte. È proprio qua sotto. Vedere che arrivo al livello 12, boh. Eccolo. Aveva ragione il portale. Sì, è qui sopra. Le coordinate dell'ingresso. Subito. Peccato, potevo portarmi delle scale. Dai, voglio trovare il portale così finiamo qua l'episodio. Sarà una vera sfida però. Minchia, minchia, minchia. Non credo proprio che ci siano zombie o mob normali qui sotto. Queste fortezze sono immense, cazzo. Cioè, io mi sono già perso, tipo. Arrivavamo di qua? Sì, ok, noi arrivavamo di qua. Lasciamo questa porta aperta. Scendiamo giù. Ci segniamo il percorso, giusto? Io le torce ce le ho per un cazzo. Come nel Nether, ce le segniamo. Puttana, che crepaccio. Forse abbiamo fatto bingo. Abbiamo fatto bingo. E qui
Silverfish di merda. Lo abbiamo trovato subito, cazzo. No, questo è il top. Perché rompicazzo sono i silverfish, oh. Ecco qui con già un occhio. Allora, per fare epico. No, non morire proprio qui.